di buon Natale. Auguri a tutti di buon Natale. Joyeux Noël a tout le monde. In francese. Auguri. Auguri, auguri. Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i tifosi rosso-blu. Buon Natale a tutti i tifosi del Crotone. Hey. Tanti auguri di buon Natale e felice 2017. Ciao a tutti. Tanti auguri di buon Natale a tutti i tifosi rosso-blu. Buone feste. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo qua per augurarvi un felice Natale e un felice anno nuovo e buon Natale a tutti quanti. Tanti auguri a tutti voi. Auguri, auguri. Ciao ragazzi, vi volevo augurare buone feste e un buon anno nuovo. Forza rosso-blu. Ciao. Tanti auguri di buon Natale, ho fatto punto e a tutto il popolo rosso-blu, da me e da Corda. Ciao. Tanti auguri. Tanti auguri, Merry Christmas, enjoy. Augurissimi. Joyeux Noël e buon anno a tutti i fan del Crotone. Tanti auguri a tutti i tifosi crotonesi e i tifosi degli squali. Buon Natale a tutti. Tanti auguri. Ciao. Bon joyeux Noël à tous, aux supporters de Crotone et une bonne année 2007 et je souhaite beaucoup de bonheur et de santé à tout le monde. Tanti auguri di buon Natale a tutti i tifosi rosso-blu, un abbraccio a tutti. Good Yule. Merry Christmas and Happy New Year. Krachun Felicit. Ciao a tutti i tifosi del Crotone, vi auguro un buon Natale e felice anno nuovo. Forza squali. Ciao. Tanti auguri a tutti i nostri tifosi e non. Un augurio di buon Natale veramente di cuore e che possiate raggiungere ciò che più desiderate. Tanti auguri ancora. L'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore allo sport Giuseppe Frisenda, ha invitato presso il Palazzo del Comune la società sportiva Guardia Crotoniate per confermare l'appoggio della stessa amministrazione a tutte le società sportive crotonesi, ma soprattutto per elogiare i ragazzi capaci ancora di ottenere dei grandissimi risultati. Ci dice tutto il maestro Antonio Parrotta. Sì, questa volta finalmente abbiamo raggiunto un risultato storico. No, come diceva Luigi, forse da anni non si sentiva, no, che un ragazzo di questa età poteva passare le selezioni per i mondiali, specialmente nel nostro sport, che alla fine il nostro sport sta crescendo adesso, quindi noi siamo sicuramente i primi su questo. È una cosa bella raggiungere questi risultati, perché alla fine vuol dire che stiamo lavorando bene. Sembra che diciamo sempre le stesse cose, no? Perché alla fine stiamo ottenendo sempre dei bei risultati, però alla fine c'è da dire che questi ragazzi domenica hanno vinto la Coppa Italia. Diciamo l'ultimo che ha preso il risultato è stato un bronzo, quindi 6 podi su 6, quindi stiamo parlando di numeri ancora alti. Mo bando alle chiacchiere, ci mettiamo di nuovo in palestra sul tatami a lavorare senza spendere altro fiato. Infatti ti interrompo perché volevo farti la domanda che ho fatto a Luigi. Cioè, è chiaro che uno il talento o ce l'ha o non ce l'ha, no? In qualsiasi sport, però da cosa nascono tutti questi successi, tutti questi traguardi, insomma, perché non è facile che una società, una scuola nata da poco riesca a ottenere così, anche tra virgolette, facilmente tutti questi successi. Qual è il segreto secondo te? Il segreto è una parola grossa, perché alla fine a noi ci viene tutto molto semplice. Molto semplice, perché alla fine non portiamo invidia per nessuno. Lavoriamo testa bassa, mettiamo tutto l'amore possibile che abbiamo in corpo e cerchiamo anche di trasmetterlo ai ragazzi. Quindi è questo che vorremmo che facessero tutti. Noi non chiediamo altro, chiediamo soltanto di essere appoggiati come crotonesi, no? Abbiamo vinto una Coppa Italia, abbiamo vinto l'altra Coppa Italia di MMA in discipline diverse, quindi stiamo parlando non di una disciplina ma di quattro discipline diverse e stiamo riuscendo a portare risultati in tutte e quattro discipline diverse. Adesso arrivare ai mondiali e agli internazionali in Francia e ai mondiali in Bielorussia, non so, penso che dovrebbero giudicare i crotonesi, no? Certo. Non potrei fare elogi personali, ma gli elogi vanno fatti ai ragazzi, perché i ragazzi lavorano, si allenano e danno il massimo. Poi penso che il segreto sia la complicità tra di noi, e, diciamo, questa è una bella cosa. Sì, sì, perché è lì che noi forse abbiamo un gradino in più degli altri.
Allora, in Francia dobbiamo partire il 19 marzo. Il 19 marzo c'è la gara dove due ragazzi nostri crotoniati, una è sicuramente Ilaria, l'altra stiamo aspettando, non facciamo nome, un altro ragazzo che ci dà la conferma, combatteranno in un galà molto importante a Lille dove ci saranno 700 paganti, quindi stiamo parlando di una cosa grossa. E in più in Bielorussia, che a dire il vero per me non so dove sia, non so la città che dobbiamo andare, ancora non so nulla. Quindi quando? In quest'estate sicuramente. Quindi so solo che ci dobbiamo allenare, ci dobbiamo impegnare. La cosa difficile è che fino a marzo dobbiamo fare una preparazione per il K1, sarebbe di calcio e pugni. Invece poi quest'estate sarà di grappling, quindi cambierà totalmente la disciplina. Quindi stiamo parlando di come se uno gioca a calcio e poi deve andare a giocare a calcetto. Sono due cose letteralmente diverse. E noi ci stiamo riuscendo, ma penso che alla fine non ci fermiamo, perché io personalmente non ho paura di niente. Quindi se penso che io non ho paura, i miei ragazzi sono vicino a me, quindi non hanno paura nemmeno loro. La cosa importante è essere sempre, tra virgolette, quello che dico io, il talento forse non esiste, no? Perché alla fine è l'ossessione per quello che si fa che porta al raggiungimento degli obiettivi. Tra i tanti sport in cui gli sportivi crotonesi stanno ottenendo grandi successi c'è anche il judo. Siamo andati a trovare un atleta che ha ottenuto un grande risultato. Allora, quest'anno ho fatto il campionato italiano universitario a giugno e sono arrivata prima con la mia università, che è il Fuori Italico. Poi mi sono qualificata per la Coppa Italia, che c'è stata ad ottobre, e sono arrivata terza in Coppa Italia, che è sempre una gara nazionale, ed è il quarto anno che faccio medaglia in Coppa Italia. E infatti l'anno scorso ho fatto medaglia a Crotone, che è stata organizzata qui, e sono arrivata medaglia di argento. E poi con la mia squadra di Roma abbiamo fatto il campionato italiano assoluto a squadre, che si è svolto a Monza settimana scorsa, e siamo arrivati seconde le donne e primi gli uomini, quindi sono state tre medaglie importanti. Bravissima, complimenti. Quindi nonostante tu sia crotonese, stai gareggiando per una società di Roma? Sì, perché mi sono trasferita a Roma per l'università, perché studio al Fuori Italico Scienze Motorie, e quindi ho dovuto trovare una palestra lì per continuare ad allenarmi, e mi alleno al Judo Preneste lì a Roma. Bene, bene, ci fa piacere che comunque porti alta la bandiera crotonese, insomma, penso che tu sia orgogliosa di essere comunque nata qui. Sì, sì, abbastanza, cioè è bello sempre sentirsi dire di essere crotonese o portare il nome della Calabria anche in Italia. Sì, diciamo che a Roma è molto più semplice, perché c'è molta più gente che pratica judo e molte più palestre, quindi se puoi allenarti in altre palestre, invece a Crotone manca proprio questa cosa. Cioè manca la gente che fa judo o che pratica sport, perché anche negli altri sport non c'è tanta gente. E adesso a gennaio ricomincia la stagione, io ho l'assoluto il 5 febbraio. Quindi spero di riuscire a fare medaglia lì, per iniziare a fare medaglie, cioè gare all'estero con la nazionale.